Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Finance TV. Siamo all'interno della rubrica My Academy, la rubrica completamente dedicata alla formazione, in cui ascoltiamo la voce e il parere degli esperti e dei professionisti della formazione. Oggi vedremo come manager, CEO e tutti coloro che si occupano di strategia aziendale sono chiamati sempre più a prendere decisioni in tempi rapidi. L'accelerazione è proprio, uh, come dire, ci contraddistingue in questo momento. E per cercare di comprendere come è possibile muoversi e anche adattarsi in contesti aziendali che sono in continua evoluzione e che poi cambiano drasticamente da un momento all'altro, oggi abbiamo nostro ospite Gianni Simonato, CEO mentor. Buongiorno Valentina. Buongiorno Gianni, benvenuto e ben trovato e buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Bene, nella situazione attuale del management aziendale, cosa significa saper disimparare per imparare e quali vantaggi ci può portare tutto questo? Come si fa? Bellissima domanda Valentina, che va un po' contestualizzata, nel senso che veniamo da due anni di pandemia, veniamo da questa guerra, questa crisi Russia-Ucraina e quindi tutto questo ci fa percepire che il mondo sia decisamente cambiato. Per cui la domanda è, i metodi che abbiamo utilizzato finora eh, ci sono utili per uscire da questa situazione? Perché come io ti parlo da, da Lugano, eh, qui nell'area, io sono nella zona italiana del Ticino, ma nell'area tedesca poco più su di noi, eh, i tedeschi amano dire che, che, che non esistono stagioni fredde o stagioni calde. Eh, esistono solo persone che magari non si vestono in maniera adeguata. Per cui dobbiamo un po', come dire, cambiare i nostri abiti mentali in questo senso e adattarli alle differenti situazioni. E io sono un tecnologico per, per, per natura, proprio inside, mi piace molto tutta la tecnologia, tutte le cose nuove, nuovi ritrovati, ma amo molto andare a vedere anche eh, i libri eh, che sono stati scritti soprattutto negli anni precedenti, perché un buon libro che abbia una certa anzianità ma ancora attuale evidentemente è un must, non va buttato via, ma casomai va tenuto a mo' di Bibbia. E sono incappato, andando un po' nel mio scaffalone dove tengo tutti questi libri, in un libro di Alvin Toffler, eh, 1970, Lo shock del futuro, il quale diceva che gli analfabeti del futuro non saranno quelli che non sanno leggere o non sanno scrivere. E questa è la vecchia concezione dell'analfabetismo che abbiamo conosciuto a scuola. Ma quelli che non sanno imparare disimparare e imparare di nuovo. E questa frase mi ha folgorato. E quindi l'ho fatta mia, nel senso, cos'è che abbiamo imparato negli ultimi anni? E tutte queste cose saranno utili per uh, governare il nuovo mondo? Beh, alla prova dei fatti, evidentemente, direi proprio di no. Serve un altro mindset. Grazie Gianni. Quindi, un cambio proprio di mente, cioè dobbiamo proprio modificarci in qualche modo, no? Lo dicevi tu eh, nella intro, no? Quindi, la guerra, due anni incredibili e adesso, appunto, anche la, le, le tensioni geopolitiche che non si sa dove ci porteranno. Cosa Beh. stiamo facendo noi per guidare questo nuovo mondo che sempre Andiamo... più ci sta cambiando sotto gli occhi? Assolutamente. Vogliamo fare degli esempi, perché poi sì. bisogna fare di necessità virtù. E quindi, cos'è che non funziona? Da cosa lo capisco? Beh, nelle aziende, ad esempio, fanno le previsioni da sempre, quindi estrapolano dal passato e poi dicono: beh, il futuro più o meno sarà in questa maniera, estrapolando i dati degli ultimi due o tre anni. Ancora si prendevano i vecchi dati, si diceva se abbiamo fatto 100, quest'anno faremo 105, il prossimo anno 110, come se in questa eh, linearità ci fosse un mondo che praticamente non deve finire mai. Prima cosa che dobbiamo imparare quindi è che non dobbiamo più fare eh, proiezioni sul futuro leggendo i dati passati. Il futuro bisogna crearlo. È una frase forte, me ne rendo conto, ma siamo noi che dobbiamo, dobbiamo creare il futuro per poi eh, percorrerlo e il futuro è nelle nostre mani. Altra cosa che dobbiamo disimparare, eh, questo riguarda più che altro le organizzazioni, perché ci sono questi cambiamenti nel mondo del lavoro? Perché le persone sempre meno pensano alla carriera, si parla di great resignation no? che viene dagli Stati Uniti, questo modello che sta arrivando anche in Europa, le persone sono attratte da altre cose da fare, quindi la carriera, la programmazione, la linearità, titolo di studio e poi carriera fino alla pensione, magari in una stessa azienda, non sono più attrattive. E allora bisogna cambiare metodi e sistemi. Le persone, per esempio, non vanno più controllate, bisogna dare loro responsabilità. Quindi disimpariamo cosa che eh, insegno ai miei allievi manager, eh, disimpariamo a controllare le persone, mettiamo invece responsabilità dentro di loro e quindi utilizziamo più strumenti tipici del coach piuttosto che del controllore. Ed è una cosa questa che assolutamente da parte manageriale va disimparata. Disimpariamo un'altra cosa, cioè non siamo essere, esseri perfetti, ci siamo messi in mente che tutto deve essere eccellente, tutto deve essere... Eh, perfetto, un mondo dove dobbiamo essere protagonisti. E questo lo dobbiamo disimparare. Impariamo invece a convivere magari con eh, velocità, con creatività, con cose non perfette, cominciando a pensare noi stessi che prima di tutto non siamo degli esseri perfetti e nella fragilità che si riscontra eh, durante questa, questa pandemia, post pandemia, e, e, e anche con, con quello che vediamo dalla, dalla crisi in atto, si capisce che in realtà. È un problema quindi di eh, attitudine mentale che abbiamo. Dobbiamo utilizzare assolutamente questi nuovi sistemi. Disimpariamo le cose vecchie e impariamo delle cose nuove grazie Gianni quindi mi ha colpito molto questo concetto di responsabilità che è molto molto bello e qui c'è una grande innovazione mi viene da dire rispetto no, a una struttura anche di leader che era più legata alla, al tema del controllo no quindi un, un grande passaggio la curiosità e l'innovazione ma affinché le imprese possano continuare ad innovare e reggere il passo proprio con quelli che sono i tempi e il forte cambiamento tu hai elaborato proprio un metodo quello dei tre cappelli che racchiude in un libro di cui poi andremo a parlare che è in uscita e ne parleremo poi in modo più dettagliato in un secondo momento ma partiamo proprio dai fondamentali dalle basi serve innanzitutto lo citavi prima un cambiamento nel mindset raccontaci ancora meglio cosa intendi facci proprio degli esempi pratici che noi possiamo fornire a chi ci sta ascoltando in modo che faccia anche delle riflessioni no post su tutto tutto quello che ci stiamo dicendo. Certo. Allora, il tema è questo: da che punto partiamo? Perché eh, domandiamoci qual è lo scopo di un'organizzazione. Un'organizzazione è utile sicuramente ai suoi clienti, altrimenti che ragione d'essere avrebbe un'azienda di esistere se non fosse utile per i suoi clienti? La seconda cosa è che stiamo scoprendo, c'è l'agenda ONU per esempio che ce lo, uh -huh. ce lo suggerisce, l'agenda ONU 2030 20, dice che l'azienda è basata sì sul profitto eh, che realizza chiaramente servendo dei clienti, ma è basata anche sul eh, rispetto del pianeta e sul rispetto delle persone. Quindi le famose tre P. Il profitto, il pianeta e people, le persone. Per cui ci sono altri due elementi eh, nel nuovo mondo, nel nuovo mindset che eh, il leader si deve mettere in testa che vanno tenuti bene in considerazione. Non li considera bene, allora cosa succederà? Che eh, le persone evidentemente troveranno un altro best place to work. Quindi, cari manager, non lamentatevi poi se le persone eh, non potete assumerle perché non vengono nella vostra azienda, non siete attrattivi. E, e quindi magari manca il personale. La ragione è proprio questa. Il discorso delle responsabilità di cui dicevo prima è un prerequisito che oggi le persone chiedono, dicono non controllatemi, ma eh, fatemi eseguire le cose, eh, voglio condividerle e voglio dire la mia opinione. L'altro punto, l'altra parte, è relativa alla sostenibilità. Quindi in che maniera eh, riesco a gestire la mia azienda? Come lo faccio questo profitto? Uh, vogliamo tutti sapere praticamente cosa c'è dietro le quinte. Quindi ho coniato questo slogan che mi piace molto e che porto agli amici manager, che è quella di uh, considerarsi delle aziende con uh, delle pareti di cristallo. Questa cosa l'ho vista negli anni Ottanta frequentando uh, dei ristoranti in Francia e ho visto le prime cucine a vista. E ho pensato, ma insomma è bello vedere una cucina a vista perché il cuoco deve essere... Così presentabile, bello pulito, probabilmente i piatti devono essere in ordine, le pentole devono essere pulite, si sentono tante cose, si vedono tante cose. Ecco, è finita l'epoca quindi delle aziende chiuse, delle aziende. Che, che, che rimangono a volte nelle loro quattro mura e se sono delle aziende aperte evidentemente ci vogliono altri metodi e sistemi che non sono quelli del controllo ma della responsabilità per eh, diciamo, gestire aziende di questo tipo. Cosa succede quindi? Succede che forse dobbiamo andare altro elemento di diversità altro momento di cambiamento andare oltre alle trimestrali americane cioè abbiamo sempre imparato che i profitti si fanno tre mesi per tre mesi si producono i bilanci ma questa cosa qui ha un po' il fiato corto. Faccio qualche esempio specifico e affermo che eh, l'obiettivo di qualsiasi organizzazione dovrebbe essere quella di dare lunga vita all'azienda stessa. Cioè l'obiettivo è, se diamo lunga vita, probabilmente cambiano i parametri con cui eh, la valutiamo. Non è più il profitto dei, dei primi tre mesi. Significa quindi eh, avere un modo diverso di gestire se devo dare lunga vita all'impresa ed ecco il metodo dei tre cappelli. In che cosa consiste questo metodo dei tre cappelli? Significa che io ho un day by day, ho un quotidiano. Eh, il quotidiano è fare le cose di tutti i giorni. Quindi mi arrivano degli ordini, li processo, faccio delle vendite e via e ipotizzo che sia un domani senza fine. Però attenzione, i prodotti invecchiano cambiano le tecnologie, cambiano le mode. Cosa succederà con questi prodotti? Succederà che praticamente se amo molto i miei, i miei prodotti e sono fermo al day by day, eh, finirò probabilmente con la, con la vita del, dello stesso prodotto. Allora devo avere un altro cappello in testa, che è il cappello della ricerca con il cliente. Quindi devo studiare i prossimi due anni con qualche cliente importante, poi magari ti do qualche dettaglio su come trovare questi clienti tipo con cui condividere quella che potrebbe essere una crescita a due anni. Ma anche questo nel lungo periodo non basta, perché il terzo cappello, che poi è quello bianco, è quello dell'innovazione. Bisogna continuare ad innovare, altrimenti eh, l'azienda si richiude in se stessa e finisce col suo eh, day by day. E qua ci sono delle interessanti scoperte che ho fatto a proposito di questi tre cappelli ma poi ne parleremo ampiamente nelle prossime interviste questo è solo un accenno che vogliamo dare quello che ti vorrei chiedere alla luce proprio della descrizione che hai fatto quindi il cambiamento del mindset il grande momento del cambiamento un'evoluzione in quello che è il profilo manageriale che è in continuo arricchimento proprio perché è colui che guida che traina ma allora manager CEO direttori generali non saranno soli no, in questa sfida che la definirei così al cambiamento e all'innovazione. Ci descrivi proprio il CEO mentor, cioè quali sono le sue caratteristiche ma soprattutto in quale modo lui supporta e affianca eh, i decisori, no? quelli che ci piace chiamare decision maker, però sono proprio coloro che agiscono e che hanno quella grande responsabilità del loro agito. Allora, bella domanda. Il SEO Mentor è una funzione abbastanza nuova, soprattutto per le nostre piccole e medie imprese. E il perché l'ho indagato, ho fatto delle ricerche e normalmente l'imprenditore arriva a fare quello che fa perché è molto convinto delle sue cose, quindi sicuramente è una personalità importante, ma probabilmente si confonde la personalità col fare tutto da soli. Ora negli Stati Uniti e noi pensiamo a Google, a Cisco, a Apple, tutte aziende dove c'è un fenomeno, c'è una persona, il mitico Steve Jobs, ma pensiamo veramente che Steve Jobs abbia fatto tutto da solo. Ecco, in realtà ha avuto tanti mentori vicino a sé. Quindi eh, una caratteristica importante di un buon leader oggi è sapersi scegliere delle persone oltre ai propri collaboratori ma eh, delle persone che per indipendenza di giudizio per indipendenza di stipendio perché se aumentano non è sicuramente libero paga si evita quindi tutta la pletora degli yes men eh, lo aiuta lo aiutano a, a, a trovare dei livelli di pensiero a vedere delle cose che una mente sola chiaramente farebbe eh, difficoltà a vedere è un po' come essere due contro uno nel business no? probabilmente giocando in due contro uno Uh, si riesce a essere più forti, a vedere uh, da più direzioni e quindi avere la possibilità di avere una prospettiva diversa. Le decisioni sono sempre del leader, sicuramente, ma il modo in cui si sarà formato un diciamo, mindset, una, una diciamo, figurazione di quello che andrà ad affrontare, evidentemente fa una grande differenza. Perché le decisioni migliori sono senz'altro le decisioni che vengono prese quando riesco ad avere la mappa mentale più ampia possibile. Grazie Gianni per averci dato intanto questa panoramica, questa introduzione. Andremo ancora di più nel dettaglio quando andremo a parlare proprio del tuo libro. Quindi un mondo di cambiamenti veloci. È fondamentale quindi che, che manager CEO sì, e direttori generali allenino costantemente e adottino un nuovo e diverso mindset. Io ringrazio tutti coloro che sono stati in ascolto e te Gianni e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie Valentina. Thank <music> you.